Buonasera, andiamo a vedere i principali argomenti del telegiornale. Apriremo con la politica. Il Partito Democratico in festa a Santa Caterina dello Ionio. Dai big del partito un'analisi del quadro politico, ma anche attacchi al Movimento 5 Stelle e alla magistratura. A Chiaravalle Centrale si è conclusa la mostra Arte Contemporanea con un bilancio positivo. Talenti chiaravallesi sul palco della musica, oggi l'intervista a Francesco Ciancio. E per la cronaca, sequestrato dalla Guardia Costiera, il depuratore di Isca versava reflui fognari nel mare. E in chiusura, la festa della Madonna del Rosario a San Sostene e quella di San Rocco a Olivali. Come dicevamo nei titoli, apriamo con la politica, in particolare andiamo a Santa Caterina, dal Partito Democratico, attacchi a tutto campo sulla situazione politica nazionale e regionale. L'europarlamentare Pina Picerno analizza il quadro attuale in questa nostra intervista. La politica sta diventando una vera vergogna, tutti non vogliono perdere questa poltrona. Morra ha fatto quella dichiarazione, Salvini ha risposto, ma la Calabria non è solo 'Ndrangheta. Assolutamente no, la Calabria non è solo 'Ndrangheta, ci sono tantissime persone per bene che combattono quotidianamente la 'Ndrangheta, perché non è vero che siamo tutti uguali, dire che si è tutti uguali è il regalo più grande che noi possiamo fare alle organizzazioni criminali, perché quando tutto è grigio, quando tutto è nero si perde persino la speranza, la voglia di combattere. Io lo so bene perché vengo da una terra che è la provincia di Caserta, che ha le stesse difficoltà che vive molto spesso la Calabria, e anche in provincia di Caserta noi abbiamo dimostrato come Partito Democratico di saper essere alternativa rispetto ai criminali che volevano avvelenare la nostra terra, e anche qui c'è un Partito Democratico sano, forte, che è un'alternativa forte rispetto ai criminali che per troppo tempo hanno avvelenato questa terra. Però raccontare che tutto è marcio è secondo me il regalo più grande che noi possiamo fare ai criminali che hanno ipotecato per troppo tempo il futuro di questa terra. Zingaretti ha detto: non vogliamo un governicchio, vogliamo dire la nostra lì sopra, se no cade il governo. Beh, il governo intanto è già caduto, quello di destra, ed è un regalo importante che si è riusciti a fare al paese, perché le politiche che erano state messe in campo da questa destra sono davvero eversive e sbagliate. Ora vediamo che cosa succederà. Sicuramente il Partito Democratico ha interesse a interpretare i bisogni della gente, a dare risposte non al cambiamento presunto di cui parlavano le destre, ma al cambiamento vero che è necessario mettere in campo, in particolare nel Mezzogiorno, che sicuramente non è il federalismo differenziato, lì come l'hanno chiamato loro, il regionalismo differenziato, non sono le politiche sbagliate che ha messo in campo questa destra giocando con le paure della gente. Noi vogliamo per davvero cambiare il paese, ma cambiarlo senza giocare sulle paure e senza fare sempre comizi elettorali e basta. Allora, se questo sarà, noi saremo pronti ad accettare la sfida e pronti a governare nuovamente il paese. Se questo non è, naturalmente si ritorni al voto, che è la strada maestra. Il messaggio della Picerno per i giovani di avvicinarsi ancora di più alla politica, in quanto si stanno veramente perdendo e allontanando. Ma diciamo che politica, come si sa, è tutto. Politica è occuparsi della propria comunità, è occuparsi del parco in cui giocano i nostri bambini, occuparsi degli spazi di cui hanno bisogno i nostri giovani, e se non la fanno i giovani sarà qualcun altro a farla per loro, perché non esistono spazi vuoti, come si sa. Quindi l'invito ai giovani di questa comunità è farsi avanti, anche perché possono contare, ripeto, su un'amministrazione che è intanto recettiva, capace, che è capace soprattutto di ascolto, e di un partito vivace come quello di Santa Caterina, che è pronta ad accogliere e di ascoltarlo. Quindi mi verrebbe da dire, rispolverando un vecchio slogan, se non ora, quando? È durissima la deputata, sempre del Partito Democratico, Enza Bruno Bossio, che coglie l'occasione per strigliare la magistratura calabrese per le inchieste contro il governatore della Calabria Mario Oliverio.
Lei sta parlando di Salvini, ma io una domanda particolare ve la voglio fare su Nicola Morra, le sue dichiarazioni sulla Calabria. La Calabria non è 'ndrangheta, la Calabria è gente che lavora, gente che diamo tanto all'Italia. Beh, diciamo che non è che ho una grande simpatia, diciamo, per i 5 Stelle, per Nicola Morra. Lui ha esagerato dicendo che il rosario è un simbolo di 'ndrangheta, quando il rosario è un simbolo sostanzialmente di preghiera, e chi abusa del rosario, come ha giustamente detto invece il Monsignor Oliva, credo che lì sia il problema. Quindi non si può identificare l'abuso di un simbolo religioso con, diciamo, una regione. Dopodiché sicuramente la Calabria non è tutta 'ndrangheta, ma sicuramente in Calabria la 'ndrangheta c'è e bisogna combatterla. Ma bisognerebbe, per combatterla, che soprattutto i procuratori antimafia combattessero la 'ndrangheta invece di fare indagini farlocche sui presidenti della regione, magari per impedire la candidatura di qualcuno che non ti sta simpatico. Ecco, il tema vero che dovrebbe dire Nicola Morra è proprio questo: perché chi dovrebbe combattere la mafia, dal ministro dell'interno fino ai procuratori antimafia calabrese, non lo fanno? Una bella domanda. E un'altra, si avvicinano le elezioni regionali, in tanti non vogliono Oliverio, lei cosa, da quale parte sta? Beh, in tanti non vogliono Oliverio, questi tanti non sono così tanti, nel senso che se parliamo della classe dirigente, soprattutto del PD, è una piccola parte del Partito Democratico, la grande parte di sindaci, di segretari di circolo, di dirigenti nazionali e locali vogliono Oliverio. Ma comunque c'è un modo per verificare chi vuole Oliverio e chi non vuole Oliverio: basta fare le primarie. Siccome ad oggi non c'è un candidato alternativo ad Oliverio, che si indichi questo candidato alternativo, si fanno le primarie, se Oliverio non piace sicuramente perderà le primarie. In questa elezione regionale praticamente siamo sempre indecisi, la destra non vuole Occhiuto, la sinistra non vuole Oliverio, e chi dovrebbe governare questa Calabria? Ma è una bella domanda, diciamo che è un momento di grande confusione politica a livello nazionale, questa poi è un'altra cosa a cui io tengo molto, si criminalizza sempre la Calabria come se fosse il luogo dove c'è la grande confusione politica, ma mi pare che il luogo dove c'è maggiore confusione politica in questo momento è l'Italia, cioè noi abbiamo in questo momento una crisi di governo e c'è la possibilità che addirittura si passi da Lega 5 Stelle a PD 5 Stelle, quindi la confusione è grande sotto il cielo e quindi le cose funzionano, vuol dire. E le pesanti dichiarazioni dell'onorevole Enza Bruno Bossio contro la magistratura come verranno recepite dal Movimento 5 Stelle? I grillini condividono le dichiarazioni della deputata del Partito Democratico, forse futura alleanza di governo, la visione della giustizia è analoga. Domande che pongono seri dubbi sull'amalgama di questa strana alleanza giallo-rossa che si sta formando in Parlamento. Proprio ieri la senatrice dei 5 Stelle Bianca Laura Granato, con un video su Facebook, aveva espresso le sue perplessità in merito. Andare col Partito Democratico al governo del Paese, ma per fare che? Lo stesso Partito Democratico del Jobs Act, della buona scuola, delle banche, dei banchieri, può vendersi l'anima il Movimento 5 Stelle solo per paura del voto a ottobre? Legittime questioni tuttora irrisolte. E restiamo a Santa Caterina sullo Ionio per la festa dell'Unità. Ancora successo straordinario con la presenza di numerosi turisti per la festa dell'Unità che si è svolta ieri sera a Santa Caterina dello Ionio, organizzata dal Circolo del Partito Democratico locale in collaborazione con l'amministrazione comunale, che ha visto la partecipazione dell'europarlamentare Pina Picerno e della deputata Enza Bruno Bossio. Un'organizzazione perfetta, con un servizio d'ordine eccellente, con la presenza dei carabinieri della locale stazione affiancati dall'Associazione Nazionale Carabinieri. No, intanto i complimenti al sindaco, al Partito Democratico del posto, a tutti i volontari, all'organizzazione, perché come è evidente è per davvero una bella serata ed è sinonimo di un partito vivace, attivo, presente sul territorio, ed è quello di cui noi abbiamo grande bisogno in questo momento in particolare, perché abbiamo bisogno di circoli capaci di mobilitare entusiasmo sul territorio come quello di Santa Caterina, abbiamo bisogno di amministrazioni e di sindaci competenti e capaci di interpretare i bisogni della propria comunità come Ciccio Severino, e abbiamo bisogno di tutto questo per continuare a rappresentare nel Mezzogiorno, in
Calabria un'alternativa credibile rispetto alle destre che stanno massacrando il nostro paese, in particolare il nostro mezzogiorno. Quindi di queste iniziative io credo ce n'è un grande bisogno, quindi sono qua intanto per ringraziare questa comunità per il sostegno che mi ha voluto dare in occasione delle elezioni europee, dove sono stata votata da questo circolo, da questa comunità, da questa amministrazione, e poi per incoraggiarli nell'attività amministrativa e politica che svolgono. Sì, veramente questo è il terzo anno che noi facciamo questa festa dell'unità, quest'anno democratica, ma diciamo nel solco della festa dell'unità. E vogliamo renderla, vogliamo farla ogni anno, sicuramente sarà un appuntamento fisso, anche perché il circolo del Partito Democratico a Santa Catarina sta lavorando bene e lo ha dimostrato all'ultima elezione europea. Un anno prima dell'elezione nazionale il Partito Democratico a Santa Catarina ha ottenuto il 30% dei voti con 314 voti, dopo un anno ha ottenuto 446 voti con il 42% dei voti. In sostanza è la percentuale più alta della provincia di Catanzaro, vuol dire che il circolo sta lavorando bene. Nonostante a Santa Catarina c'era un candidato locale dove tanti amici, compagni hanno pure votato a questo candidato. E io questo dato importante al Partito Democratico devo cogliere come una grande riconoscenza all'amministrazione comunale che sta lavorando bene in questo paese. Questa è la cartina di tornasole in questa realtà, altre sono chiacchiere da bar. Come sta lavorando l'amministrazione comunale? È il bilancio di questa prima stagione estiva? E veramente quello che noi stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti. Qualche criticità sulla spazzatura quest'estate che abbiamo tempestivamente tamponato, stiamo lavorando, il paese è pulito tutti i giorni. Che devo dire? Ci sono stati importanti finanziamenti, già fra qualche giorno aprono le buste delle strade interpoderali, oltre 1 milione di euro di investimenti abbiamo fatto, che da qui a qualche mese tutte le strade interpoderali sono belle nuove. In sostanza 250.000 euro per la rete idrica nel centro capoluogo che è obsoleto. Io ho mantenuto solo una promessa ai paesani a Santa Catarina, ai concittadini del mio paese, quella che entro un anno risolvevo il problema dell'approvvigionamento idrico nel centro capoluogo. Questo lo abbiamo fatto, l'abbiamo detto. Abbiamo fatto una conferenza stampa a fine maggio dove sono venute quelle dell'autorità idrica regionale a spiegare purpe come abbiamo risolto questo problema. E oggi che è 22 di agosto l'acqua a Santa Catarina né nelle case né nelle contrade né nelle campagne è mai mancata. Abbiamo ottenuto l'anno scorso dal palco della festa dell'unità, ho lanciato l'idea di un polo culturale, a distanza di un anno abbiamo ottenuto oltre 1,5 milioni di euro da poter ristrutturare le case e renderle fruibili e fare anche attività culturale. Questi sono i fatti. 524.000 euro a Santa Catarina Marina per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Diciamo, quello che abbiamo fatto fino adesso è solo un assaggio. Beh, io sono sempre contenta di tornare, tra l'altro è una bellissima festa, c'è un sacco di gente, un sacco di volontari che diciamo cucinano, tengono viva la situazione. Io credo che il Partito Democratico nelle feste debba essere sostanzialmente questo, una comunità. Santa Caterina adesso, diciamo così, riesce anche attraverso la sua amministrazione poi anche a dare un contributo ancora più importante in questa zona che è una delle più belle della Calabria. Dopodiché vediamo che succede anche a livello nazionale e regionale. Io mi auguro che si vada verso una situazione in cui finalmente andiamo a un superamento di questo personaggio, diciamo così, razzista e fascista qual è Salvini. Ancora un successo per questa nuova edizione della Festa dell'Unità a Santa Caterina. Sì, stiamo cercando di mantenere questo evento anno dopo anno, anche perché è l'unico nella zona, quindi cerchiamo di raccogliere iscritti, simpatizzanti del circolo e tutto. Quest'anno abbiamo queste due presenze di grosso calibro, Enza Bruno Bossi e Pina Picerno, siamo onoratissimi. E sto cercando appunto di rendere questa festa un appuntamento fisso, grazie all'aiuto degli iscritti, grazie all'aiuto del circolo, grazie all'aiuto del comitato festa che è sempre presente e che dà una mano appunto per organizzare il tutto. Grazie anche alla missione comunale.
un grazie sentito all'amministrazione comunale che lavora in sinergia con il circolo del PD, lavoriamo insieme ed è proprio questo che deve passare, è proprio questo il messaggio che deve passare, un lavoro sinergico che fa sì che sia il circolo ne tragga beneficio e sia l'amministrazione comunale che noi appoggiamo. È un appuntamento che si va consolidando negli anni, la festa dell'unità di Santa Caterina, c'è un lavoro attorno a questa festa, c'è un impegno incisivo ed importante del sindaco che in questo anno, in questo primo anno di legislatura sta portando avanti un lavoro importante per costruire risultati per la sua comunità. E c'è anche un partito organizzato che riesce a mettere in piedi appuntamenti come la festa dell'unità nel corso dell'estate per ragionare, riflettere e confrontarsi su quelli che sono i temi del momento. Attualmente c'è una crisi di governo che si è aperta proprio in questi giorni, è un momento difficile per il Paese. Mi auguro che il Partito Democratico riesca a gestirla al meglio per fare in modo che la soluzione che si troverà sarà la migliore soluzione per l'Italia, diciamo, per fare in modo che questo Paese possa avere una prospettiva positiva, soprattutto per le giovani generazioni. Mi auguro che anche in Calabria, dove siamo prossimi all'appuntamento del voto per le regionali, si possano realizzare le primarie, perché Oliveri ha operato bene ed è giusto che chieda il voto ai cittadini calabresi sulle tante cose fatte. E si è conclusa a Chiaravalle Centrale la mostra Arte Contemporanea, bilancio positivo, e già si gettono le basi per la prossima edizione. Il servizio di Francesco Pungitore. La seconda sarà ancora più bella. La chiusura della prima edizione di Arte Contemporanea a Chiaravalle Centrale guarda già al futuro. Il grandissimo successo della mostra proposta dall'Associazione Arteri e pienamente fatta propria dall'amministrazione comunale e dalla Consulta della Cultura ha lasciato indubbiamente il segno. Lo spirito dell'arte e della cultura ha soffiato potentissimo in questi ultimi giorni a Chiaravalle Centrale, richiamando un'attenzione senza precedenti. Lo hanno ribadito più e più volte il sindaco Mimmo Donato e la consigliera delegata alla cultura Pina Rizzo, complimentandosi con Nicola Lombardo e tutta l'associazione Arteria per la meravigliosa esperienza regalata alla città delle Preserre. La serata di chiusura è stata caratterizzata dalla performance dal vivo sorprendente e coinvolgente del bravissimo artista Massimo Sirelli. No, sono molto emozionato di essere qui come ospite in chiusura di una mostra così importante, una collezione così vasta, è letteralmente per me la storia dell'arte, no? Racchiusa in una mostra in un piccolo borgo calabrese, per cui fantastico essere qui e, come dire, salutare la mostra e la chiusura. Non ci piacciono le definizioni, ma cos'è la street art? Io sotto la firma della mia mail dico non amo le definizioni di ruolo, no? Per cui io non mi definisco e non è bello definire street art, tant'è che quello che faremo stasera non è street art, se no sarebbe indoor, sarebbe in strada. Che cos'è? È un linguaggio che ormai sta rivoluzionando il concetto e le regole dell'arte. Perché oggi si può fruire di arte camminando per strada, per cui come dire, si è abbassato il livello e ampliato il bacino di utenza. Ora l'arte è per tutti, ma per davvero. Quindi forse questo è un po' il concetto chiave. Ci sembra un po' di richiamare un po' di Andy Warhol, un po' di arte che si miscela anche con il, tra virgolette, il consumismo, la grafica. Se la pop art negli anni 70-80 ha avuto questo fenomeno, questa sua evoluzione legata ai multipli, alla massificazione dell'immagine, la nuova pop art è rappresentata appunto dal post-graffitismo e dalla street art. Tant'è che nomi come Mr. Brainwash, Bansky la fanno da padrone nelle gallerie e nelle aste, quindi la nuova pop art è proprio questa. Quindi un linguaggio molto importante, originale, che tra l'altro, come è stato detto in precedenza, si radica in un contesto dell'entroterra calabrese che vuole rinascere attraverso l'arte.
Sì, io da calabrese mi sto facendo un po' ambasciatore attraverso quella che è la mia creatività e la mia, il mio approccio decisamente pop di questo pensiero. Sono da poco testimonial di Amarelli, per cui sono nate un'edizione limitata con le mie grafiche, che stanno appunto portando in mainstream la Calabria, ma nello stesso tempo anche il mio linguaggio, e stasera porterò un estratto di quell'approccio. Proprio a proposito di questa sera, ci sarà un'ispirazione nata, diciamo, a priori, oppure sarà legata al contesto in cui ti trovi? No, penso che sarà il contesto, il fatto di dover, come dire, salutare questa grossa collettiva che è frutto di tantissimi linguaggi e contaminazioni, ecco, mi ha un po' ispirato, e ho trovato lì il fil rouge, perché il mio approccio spesso è una sorta di scarabocchio di tante cose e pensieri messi insieme, per cui ho trovato una continuità e stasera continuerò in quella direzione. Tantissimi visitatori anche nella giornata conclusiva, giovani appassionati, collezionisti e semplici curiosi, ma anche galleristi di fama ed esperienza che hanno voluto testimoniare con il loro applauso la peculiarità di un'invenzione visionaria come arte contemporanea a Chiaravalle, alla fine ripagata da un risultato di critica e pubblico superiore alle più rosee aspettative. Giungiamo alla fine, diciamo, no, di questa bellissima avventura, perché un'avventura è stata, essendo la prima volta, non pensavamo poi di avere un riscontro così, così bello, così partecipato. E stasera è un'occasione particolare, abbiamo qui con noi un artista di strada, è Massimo Sirelli, conosciuto per la sua creatività, infatti da poco è stato a Catanzaro con una mostra con i suoi robot, e questa sera invece si cimenta in un'opera di olio su tela. Quindi l'affluenza comincia già ad essere molto molto notevole, quindi siamo veramente contenti di questo. E niente che dire, noi veramente non abbiamo parole sufficienti per poter dire, per poter esprimere la soddisfazione e per poter ringraziare l'Associazione Arteria che ha promosso questa mostra. Diciamo che l'obiettivo è quello di ripetere, quindi speriamo di poterlo fare l'anno prossimo, ce la metteremo tutta e cercheremo di fare del nostro meglio, perché Palazzo Staglianò sicuramente ancora presenta qualcosa da rivedere, da fare, però sicuramente saremo pronti per un ulteriore esperimento. L'affluenza è stata veramente tanta, noi possiamo dire che da tutta la regione la risposta è stata veramente sentita, e niente, anche i nostri giovani hanno apprezzato. Speriamo che questa serata sia veramente l'inizio di tantissime altre. Possiamo dire buona la prima. Buona la prima, ripartiamo. Grazie, grazie. E mentre Nicola Lombardo segue in diretta streaming questo grande evento, chiediamo a lui un bilancio finale di questa manifestazione. Beh, manifestazione veramente sorprendente, diciamo che io nel frattempo continuo a fare le riprese. Giusto. Stasera chiudiamo con una manifestazione di grande originalità, secondo me. Abbiamo invitato Massimo Sirelli, che è un artista di strada, uno street artist ormai famoso, riconosciuto anche al di fuori della nostra regione, ed è secondo me la degna conclusione di una manifestazione estremamente innovativa anche come formula. Cioè, non abbiamo fatto il solito museo, la solita galleria in cui sono esposte seppure opere di estremo valore e di grande importanza, ma anche abbiamo cercato di aprire questo Palazzo Staglianò alla fruizione del pubblico. La risposta delle persone anche stasera è veramente notevole, tante altre sono sicuro che ne arriveranno. Questa manifestazione andrà avanti ancora per 2-3 ore, per cui sono sicuro che ci sarà continuamente un ricambio di gente. Era quello che volevamo, cioè aprire fondamentalmente gli spazi dell'arte, gli spazi della cultura alla fruizione della gente, alla fruizione delle persone che normalmente magari non possono approcciare questo tipo di situazione. Ovviamente tutti chiedono un bis.
Ma sicuramente l'impegno è stato notevole. Diciamo che le opere prime sono sempre quelle in cui si manifesta il maggiore entusiasmo. Io penso che l'entusiasmo nostro come associazione, come arteria, non viene meno. Quindi contando e sperando nel supporto della Consulta della Cultura, del Comune di Chiaravalle, nella persona del suo sindaco, di Pinarizzo e del presidente appunto della Consulta Francesco Pungitore, ci possiamo mettere a tavolo e programmare magari qualche cosa ancora di più innovativo, originale, che vada soprattutto nell'interesse di mettere al centro Chiaravalle. Cioè, noi vogliamo ridare un ruolo culturale ad una cittadina che negli anni 60-70 l'ha sempre avuto e che magari nel corso del tempo, anche per lo spopolamento, è venuto un po' meno. Un'esperienza straordinaria, siamo partiti con questo sogno nel cassetto, come dicevo, e si è realizzato in pieno. Si è realizzato in pieno grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione di Chiaravalle, della Consulta, alla sensibilità di tanta gente. Non ci aspettavamo che tanta gente, anche da altre province, venissero a visitare questa mostra. Questo significa che abbiamo toccato delle corde sensibili, che sono quelle della cultura e dell'arte, dimostrando che anche le cose di nicchia, le cose di cultura possono portare affluenza di gente. Non ci fermiamo qui, perché è questo l'inizio di un percorso, almeno speriamo, di un percorso che ci porterà, perché come ha detto nella serata inaugurale il professore, il mio amico Nicola Lombardo, nonché collega, che abbiamo iniziato questo percorso legandoci a Chiaravalle. Sicuramente Chiaravalle sarà il posto in cui l'estate continueremo a mantenere saldo, speriamo, questo legame, nonché gireremo, perché Arteria l'inverno cercherà di far conoscere questa sua voglia di far propaganda all'arte, l'arte in generale, non soltanto quella pittorica, e così per ritornare la prossima estate con un evento ancora più grande, perché tutto è perfettibile, tutto è migliorabile. Grazie. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. Cambiamo argomento, reflui fognari scaricati in mare nel Catanzarese, sequestrato depuratore. I militari dell'ufficio circondariale marittimo di Soverato hanno sequestrato il depuratore consortile dei comuni di Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo e Badolato e deferito alla procura 4 persone ritenute responsabili di violazione nella gestione e smaltimento dei fanghi e nel riversamento di reflui fognari non correttamente depurati in mare. Il sequestro dell'impianto che si trova nel territorio di Isca sullo Ionio è stato disposto dalla Guardia Costiera di Soverato al termine di un monitoraggio partito dopo le diverse segnalazioni pervenute dai bagnanti delle vicine spiagge che lamentavano la presenza in mare di schiume e macchie maleodoranti. I militari in particolare hanno individuato uno scarico del depuratore nel torrente Galliperi, accertando la presenza di una notevole quantità di reflui non depurati in materia idonea, che venivano riversati prima nel torrente e poi in mare. Dal successivo controllo effettuato presso il depuratore sono emerse diverse anomalie sul funzionamento dell'impianto e la presenza di circa 250 metri quadri di fanghi di depurazione non smaltiti che causavano il malfunzionamento dell'impianto. Apriamo la cronaca, cade da impalcatura, 70enne ferito nel Cosentino. Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un'impalcatura. Il fatto è avvenuto a Piane Crati. L'uomo, secondo quello che si è appreso, stava effettuando dei lavori alla sua abitazione dove era stata montata l'impalcatura, ma è caduto al suolo per cause in corso di accertamento. Sul posto i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Il 70enne è stato portato nell'ospedale di Cosenza e ricoverato con prognosi riservata. Doveva scontare un anno di reclusione, ma era in vacanza, arrestato 59enne nel Catanzarese. Era in vacanza con alcuni amici presso un agriturismo di Botricello quando la squadra mobile lo ha tratto in arresto. Lo scorso 20 agosto i poliziotti della squadra mobile di Catanzaro sono stati allertati da una segnalazione di ricerca proveniente dal sistema elettronico nazionale degli alloggiati delle presenze presso un agriturismo di Badolato, il 59enne di origine sarda. Giunti sul posto, i poliziotti sorprendevano l'uomo in vacanza e veniva pertanto arrestato, poiché colpito da un ordine di esecuzione della pena per la carcerazione di un anno di
reclusione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari il 29 luglio scorso per aver costruito opere abusive in Calasetta, piccolo comune della provincia di Carbonia Iglesias, nell'anno 2008, in relazione a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali. A seguito delle formalità di rito, l'uomo veniva associato presso la casa circondariale di Catanzaro Siano. Scoperte 98 piante di canapa indica nel Vibonese. Nel corso della settimana, a seguito di mirati appostamenti e grazie al coordinamento e all'indicazione dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia, i militari della locale stazione hanno individuato un'imponente piantagione di sostanza stupefacente. Si tratta di un'importante operazione di contrasto al mercato della produzione illegale di canapa indiana. Quest'ultima, infatti, una volta pronta, sarebbe stata immessa sul mercato per essere destinata allo spaccio. Nello specifico, i carabinieri hanno rinvenuto 98 piante della specie Cannabis indica, coltivate presso località Guisella. L'operazione è stata portata a compimento dai carabinieri della stazione di Maierato, coadiuvati dal personale dello squadrone liportato cacciatore di Vibo Valentia, e proseguirà sempre più incisiva l'attività dei carabinieri di Vibo Valentia a tutela dei cittadini e a salvaguardia del territorio dell'Interland vibonese, grazie all'intensificazione strategica di controllo del territorio coordinata dalla compagnia carabinieri del capoluogo. La Calabria continua a bruciare, vasto incendio distrugge macchia mediterranea e arbusti a Tiriolo. Ancora incendi in Calabria, in queste ultime settimane sono decine e decine gli interventi di volontari e vigili del fuoco per domare le fiamme e salvare la vegetazione anche nei boschi dell'Ametino. Ieri un vasto incendio è divampato nelle giornate nella frazione Prato Racocina nel comune di Tiriolo. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di macchia mediterranea, arbusti e zona boscata in prossimità del centro abitato. L'intervento dei volontari della locale associazione Diavoli Rossi in prima battuta e della squadra boschiva dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni. Talenti Chiara Vallesi sul palcoscenico della musica. Oggi intervistiamo Francesco Ciancio. La passione per la chitarra di Francesco Ciancio, giovane talento chiaravallese, dalla classica al metallo pesante, il rock duro che lo ha portato sui più grandi palcoscenici del mondo. Salve a tutti, per me è un grande onore essere qui con voi per la seconda volta dopo 2 anni, diciamo 2 anni pieni di musica, pieni di viaggi, tour e collaborazioni con grandi gruppi rock, musicali, insomma internazionali. Ecco, e i tuoi prossimi passi? Di sicuro scrivere nuova musica per le mie band romane e di sicuro studiare al conservatorio per concludere gli studi classici che sto facendo al Santa Cecilia di Roma. Ti abbiamo seguito in particolare in Giappone, è stata un'esperienza molto esotica. Eh sì, diciamo un'esperienza che non dimenticherò mai, di sicuro. Qualcosa di incredibile davvero, un altro mondo e concerti indimenticabili, assolutamente. Tu vivi a Roma, però mantieni le solite radici chiaravallesi, insomma, torni sempre qui, è un piacere anche per noi rivederti sempre. Eh sì, ogni estate vengo qui, sia per motivi insomma, familiari, legati insomma, ai parenti, ma anche per motivi musicali, perché il DNA chiaravallese è ricco di musica, quindi è sempre un grande piacere per me tornare ogni anno qui. Allora Francesco, ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per questa tua esperienza e soprattutto speriamo di riaverti presto qui con noi, anche sui nostri schermi. Assolutamente, per me sarà sempre un piacere. Grazie a tutti. Ed ora ci spostiamo a San Sostene Marina. Sono conclusi con un bilancio positivo i festeggiamenti religiosi e civili in onore della Madonna del Rosario a San Sostene Marina. Quest'anno la novità è che la statua della Madonna è stata portata a mare e imbarcata per la gioia di numerosi turisti presenti sulla spiaggia. Il programma è stato inserito nel progetto del Comune, il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità.
Sentiamo in merito il parroco Don Vincenzo Schiavello e a seguire la presidente della Proloco Barbara Gualtieri e il sindaco Luigi Aloisio. E possiamo dire che il bilancio sia più che positivo, sia per la partecipazione dei fedeli, sia per questo evento che ha coinvolto sia tutta la parrocchia, tutti i componenti della parrocchia, ma anche le persone dei paesi limitrofi. È stata la processione a mare che per il primo anno abbiamo vissuto, la parrocchia, i fedeli della parrocchia tenevano tanto a questo momento di fede, siamo riusciti per il primo anno a vivere questo momento di fede facendo questa processione in mare. È stata commovente la partecipazione delle persone, anche i lidi, a cui va il mio ringraziamento, si sono impegnati per coinvolgere, far vivere al meglio questo momento di fede e di pietà popolare. In sinergia con la missione comunale e col comitato siete riusciti ad organizzare tre giornate di grande feste qui a San Sosto. Il grazie va sia al comune, che manca alla regione Calabria, che ha stanziato questi soldi per le manifestazioni civili della Madonna del Rosario, unitamente alle persone della Proloco che si sono impegnate a dare una mano d'aiuto e che hanno collaborato nella vendita dei biglietti che poi serviranno per sopperire alle spese della parrocchia. Come hanno partecipato i fedeli proprio di San Sosto? I fedeli hanno partecipato numerosi, le messe sono state abbastanza partecipate, numerose, anche il trido in preparazione alla festa della Madonna è stato un trido partecipato, ma quello per preghiamo la Madonna perché ci inviti, ci aiuti a vivere sempre di più il Vangelo di Cristo suo figlio, così da poter essere testimoni di questo Vangelo che come cristiani abbiamo ricevuto. Allora non ci resta da dire che ci vedrete il prossimo anno. Ci rivedremo il prossimo anno, sperando di poter riorganizzare con questa processione a mare, di poter riorganizzare meglio, magari per i punti che quest'anno è stata un poco carente perché era il primo anno, eravamo un poco tutti alle prime armi, ma speriamo ogni anno di poter fare sempre meglio, ma che tutto questo serve per riavvicinarci alla fede, per riavvicinarci alla Vergine Santissima. Una buona festa a tutti. Un bilancio eccezionale perché abbiamo contribuito a una serie di eventi, iniziando da Ciccio Nucera a San Sosto Superiore, andando avanti con l'escursione, i ragazzi del liceo coreutico, con Cavallaro ieri un grande successo, oggi con Daniele De Martino e domani premiamo i vincitori una mostra fotografica che abbiamo voluto assolutamente porla come momento conclusivo perché il progetto è proprio il paesaggio come identità culturale di una comunità. Tant'è vero che gli artisti che si sono susseguiti sono artisti del Mezzogiorno d'Italia e soprattutto locali, vedi Ciccio Nucera, Mimmo Cavallaro, i ragazzi del liceo coreutico, bravissimi. Quindi abbiamo voluto cogliere l'importanza delle nostre realtà, delle nostre comunità e delle nostre tradizioni, e questo penso che è molto importante. Bellissima anche la processione a mare, è stato per la prima volta, c'è stata la processione a mare in San Sostene, ringraziamo il parroco, ringraziamo il vescovo che sono stati promotori di questa iniziativa. Ci teneva Don Vincenzo Schiavello, ci tenevamo tutti ed è stato un successo, quindi diciamo che quest'anno fino ad ora è stato tutto eccezionale, speriamo di replicare anche negli anni successivi. Senza dimenticare il lavoro dei volontari della Proloco, sindaco. Senza la Proloco non riusciremmo ad organizzare gli eventi, perché la Proloco garantisce un lavoro eccezionale con una devozione, direi, una voglia di servire la comunità che è sinceramente commovente. Io non faccio altro che ringraziarli ogni volta e li ringrazierò sempre per la loro collaborazione. Si concluderà allora con questo concorso fotografico, sindaco? Sì, domani alle 21 a San Sosto Superiore premiamo i vincitori del concorso fotografico, so che ne hanno partecipato diversi anche del comprensorio e di questo sono molto felice. Sì,
abbiamo dato un grande contributo, ma è pur vero che sono stati anche loro a darci credito. Infatti è grazie al progetto comunale che noi abbiamo potuto realizzare questa festa, perché il comune ci ha fatto partecipi nominandoci partenariato, abbiamo fatto il partenariato con il comune. È una festa molto lavorata come tutti gli anni, ma noi ce la mettiamo tutta come sempre. Un bilancio assolutamente positivo, le prime due serate sono state fantastiche. E tutto questo è stato reso possibile. Allora, aspetta, tutto questo, comincio io che ti aggancio. Tutto questo è stato reso possibile grazie al mio gruppo, un gruppo compatto che lavora senza sosta incessantemente, ma devo anche ringraziare alcune persone che si sono aggiunte, che non fanno parte della Proloco ma hanno voluto collaborare. Ciò vuol dire che noi che siamo visti come un esempio da altre persone. Abbiamo visto che avete fatto un programma eccezionale per i giovani e meno giovani, questa sera è una serata giovanile, diciamo. Sì, assolutamente, c'è De Martino, ieri sera c'era Mimmo Cavallaro per i meno giovani, questa sera invece c'è De Martino che pare sia richiesto da tanti giovanissimi. E adesso andiamo a Olivadi per i festeggiamenti in onore di San Rocco. Conclusi con successo i festeggiamenti in onore di San Rocco, compatrono di Olivadi e protettore degli emigranti. Una festa all'insegna della religiosità popolare genuina, espressa dai momenti di preghiera e celebrazione eucaristica, officiata dal nuovo parroco Don Gregorio, e all'insegna della buona musica. La vigilia della festa ha visto l'esibizione del cantante Alessandro Fiorello. La seconda serata, l'eccellente e gradito intrattenimento musicale dell'Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica dei Due Mari Città di Tiriolo del presidente Giovanni Viapiana, diretta dal maestro Gaetano Bongarzone. Una serata all'insegna della buona musica operistica e non solo, con pezzi cantati dai bravissimi maestri soprano Rosalba Scutieri, voce d'oro del panorama lirico calabrese e non solo, e dal talentuoso maestro tenore Franco Ruggero Pino. La serata è stata condotta e presentata da Anna Maria Colabraro. In conclusione, l'Orchestra dei Due Mari ha continuato ad allietare la serata con marce sinfoniche, sino e anche oltre il momento dell'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria della Festa, al quale hanno fatto seguito i fuochi d'artificio con tradizionale ballo del ciuccio. Grandi consensi da parte di tutti, soprattutto per l'Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica dei Due Mari Città di Tiriolo, rinomata e apprezzata in tutta la Calabria e non solo, la quale, con la sua centenaria formazione, premio medaglia d'oro, vanta riconoscimenti e consensi anche in Lazio, Basilicata, Sicilia e non solo. Grazie anche alla straordinaria capacità organizzativa, unita alla forte passione per la musica del suo presidente Giovanni Viapiana. Nel corso della serata ringraziamenti sono stati rivolti al parroco Don Gregorio, al popolo olivadese e agli emigranti che hanno sostenuto la festa ed in particolare al comitato con presidente Giancarlo Sovereto. Ci spostiamo a Montepone con questo servizio di Anna Maria Colabraro. Metti una calda sera d'estate all'insegna della buona musica. E se ad esibirsi sono giovani allievi che eseguono pezzi di non facile esecuzione, quali musiche di Rossini, Verdi, Ponchielli, Mascagni, la serata diventa ancora più gradita. Stiamo parlando del concerto allievi del maestro Gaetano Bongarzone, organizzato dall'associazione musicale Ludwig van Beethoven di Borgia, che si è svolto nella bellissima chiesa di Montepone Lido. Thank you.
I 13 allievi clarinettisti del maestro Bongarzone si sono esibiti sia in parti soliste che di ensemble, spaziando dalla musica operistica a quella jazz contemporanea, con grande maestria e talento, dal più giovane tredicenne Pietro Bongarzone al clarinetto, all'ospite della serata maestro Francesco Carito all'eufonio, che ha eseguito con eccellente abilità piacevoli brani, tra i quali il celebre Mission del maestro Ennio Morricone. Una serata gradevole, conclusasi tra gli apprezzamenti e le ovazioni del pubblico presente e i ringraziamenti della presentatrice della serata, Anna Maria Colabraro. E prima di chiudere vi ricordo due appuntamenti da non perdere sulla nostra emittente. Subito dopo il telegiornale andrà in onda la processione a mare della Madonna del Rosario e alle 21.30 circa il concerto di Mimmo Cavallaro che si è tenuto a San Sostene Marina. Bene, con questo è veramente tutto, a me non resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento alle prossime edizioni. Buonasera.